Andrea, dopo aver fatto le recensioni delle Adrenaline GTS 22, oggi facciamo il confronto con la sorella minore o maggiore, ossia le Ghost 14. Cosa ne pensi di queste due scarpe? In effetti non saprei, ciao intanto, non saprei dire se sorella maggiore o minore. Ti devo dire, come al solito, ottima scelta di Brooks. Io questa cosa di semplificare un po' il mercato la condivido. Hanno fatto praticamente una Ghost ancora più da riposo o una Ghost per pronatori. Quindi è una scarpa, l'Adrenaline intendo, una scarpa un po' più polivalente, la possono usare più persone, quindi i pronatori mediamente leggeri e gli atleti che invece vogliono avere una scarpa da più da riposo o da lunghissimi, lenti. Se dovessi confrontarle per l'utilizzo quotidiano, quale delle due sceglieresti e soprattutto come si differenziano a livello di ritmi? Io utilizzerei le Ghost tutti i giorni per fare le corse lente e in quei giorni quando sono particolarmente stanco, poste ripetute o quando devo fare lunghissimo, utilizzerei le Adrenaline GTS. Prima ne stavamo parlando, abbiamo detto che l'Adrenaline è un pochino più reattiva. Strana come cosa perché dovrebbe essere il contrario. È un po' a gusti, io conosco dei polli che corrono con le Ghost anche le ripetute, quindi vabbè, e che corrono abbastanza forte che a 3:30, 3:40 con le Ghost, quindi vabbè, forse gli possiamo far provare le Adrenaline e far vedere se sono più reattive. Comunque in generale ti direi tutti i giorni userei le Ghost e nei giorni quando sono più stanco le Adrenaline. A livello di piattaforma, come l'hai vista, la tomaia secondo te è esattamente la stessa oppure si differenzia in qualche modo? Ma la tomaia è praticamente identica in tutto, tranne nel tallone, che ha delle zigrinature diverse, un pochino più, sembra più tosta nell'Adrenaline 22. Poi fondamentalmente invece toccare il tallone mi sembrano pressoché identiche, anzi forse quasi più morbida quella dell'Adrenaline, non lo so, non riesco a capire. Sicuramente l'unico pezzo diverso è quello, però poi fondamentalmente sembrano tomaia praticamente identica. Abbiamo visto che è un pochino più spaziosa quella dell'Adrenaline, però fatte uguali è un pochino più spaziosa l'Adrenaline. Sì, le devi comunque testare al microscopio. L'altra domanda che ti pongo è, ho visto che la linguetta è leggermente diversa, una è a soffietto, l'altra no. Secondo te questo potrebbe creare dei problemi nell'allacciatura oppure non lo vedi come un grosso problema? Ho imparato una roba nuova, è a soffietto. Quella dell'Adrenaline è incollata, è cucita alla tomaia, c'è un pezzettino di tela che si va ad incollare alla tomaia, mentre quella della Ghost è classicissima. Devo dirti, se dovessi scegliere, preferirei quella dell'Adrenaline, ma fondamentalmente dopo averle calzate non c'è praticamente differenza. Sono due scelte diverse, non so neanche per qual motivo, sinceramente, perché davvero dovrebbe essere la stessa scarpa con la modifica dell'inserto antipronazione, invece c'è anche questa piccola modifica. Invece a livello di stabilità sappiamo del guide rail e dell'intersuola leggermente più dura, che sensazione hai avuto correndoci e secondo te soprattutto andrebbero comunque bene anche le Ghost 14 che sono di circa 15 grammi più leggere a podisti leggermente iperpronatori? Sì, però ti dico, non avrebbe senso per un iperpronatore andare anche leggero, andare a prendere una Ghost quando si ha la possibilità di scegliere questa Adrenaline GTS. Come ti ho detto, non danno il guide rail, non dà grossi problemi alla zona del tallone, quindi per cui non vedrei il motivo per cui non scegliere la GTS. Andrea, invece a livello di battistrada, che sensazione hai avuto? E comunque sembrano esattamente lo stesso in questo caso. Battistrada sì, anche se ho visto un pochino più di consumo sull'Adrenaline, sembra un po' il graining, sai come in Formula 1 quando dicono che si rovina un pochino la gomma? Credo, ma questo è un dubbio che è talmente minimo che potrebbe essere anche la colorazione della plastica. Non so se ti ricordi i tempi quando era uscito l'iPhone, il 3G e il 3GS.
che non usciva quello bianco perché avevano problemi con la plastica bianca rispetto alla nera. E qua potrebbe essere la stessa cosa, non so, però vabbè, in generale su pista bianca e asfalto zero problemi, per fortuna e per sfortuna vostra non li abbiamo ancora testati sulle strisce pedonali quando bagnate dalla pioggia, che lì dicono che è un po' il talone d'Achille della battistrada delle Brooks. Invece Andrea, per chi dovesse appoggiare di avampiede, quale delle due suggeriresti e soprattutto a quali ritmi le suggeriresti? Ma fondamentalmente sono una scarpa per amatori, l'abbiamo sempre detto, le Ghost e in questo caso anche le Adrenaline sono scarpe molto imbottite nel tallone, sono per chi corre di tallone, quindi direi perfette. Guarda, ti dico, sono un pochino più scariche in avampiede, ma alla fine non danno quel grosso problema. E poi ti ripeto, forse un pochino di più l'adrenaline, ma non di troppo, è difficile correrci di avampiede, quindi sono scarpe da riposo e bisogna assecondarlo un pochino, in questo caso loro ti assecondano a correre di tallone. E se dovessi sceglierne solamente una e una sola, quale delle due consiglieresti a podisti neutri e quale delle due consiglieresti ovviamente a podisti iperpronatori? Beh, vabbè, detta così la risposta è una, però ti dico che io da neutro sarei andato comunque sulla GTS. Comunque è una scarpa, ti ripeto, da lento, da riposo, e prediligo la protezione e comunque andando avanti a correre quando si stanchi, un pochino si prona, quindi per cui andrei sull'Adrenaline GTS. Anche perché tu non la utilizzeresti a 360 gradi all around, ma soltanto nelle corse lente di recupero e magari in quei giorni hai bisogno di un maggior sostegno. Sì, esatto, però guarda, lo stesso, se dovessi prendermela non come scarpa all around, assolutamente, perché a farci i lavori mi verrebbe il vomito, ma non per altro, ma perché ho bisogno di una scarpa molto più leggera e reattiva. Però se dovessi fare tutte le corse lente della settimana ci andrei lo stesso con la GTS. Ultima domanda Andrea, a livello di durata cosa ne pensi? E ci avevi già raccontato che per gli iperpronatori chiaramente il problema potrebbe essere quello di sfondare la scarpa verso l'interno, ma se invece fossi un podista tra virgolette neutro, pensi che le due scarpe durino per la stessa distanza? Allora, adesso voglio dire una roba che potrebbe essere una stupidata. Secondo me la GTS potrebbe durare addirittura di più per un neutro, perché poi alla fine, essendo un pochino più dura e avendo questo controllo antipronazione, andando avanti la scarpa si lascia andare, come abbiamo detto, il supporto un po' va a perdere e diventerebbe una Ghost normale, quindi potrebbe avere quei 50 km 100 di bonus in più rispetto alla Ghost. Però ti dico, potrebbe essere, mi sembra più un discorso da bar, non so. Invece a livello di confronto tra Glycerin 19 GTS e Adrenaline 22 GTS, quale delle due raccomanderesti? E dipende sempre un po' dall'atleta, se le dovessi consigliare a me stesso o a te direi un Adrenaline, se invece dovesse essere un atleta un pochino più lento, un pochino più pesante, le Glycerin. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.